La fine di questa storia è risaputa, visto che ci sono stati dei morti e ne hanno parlato tutti i notiziari. Mio fratello Jake è stato ritratto in molti modi diversi. Alcuni hanno detto che era solo un fesso caduto negli intrighi di questi gangster arrivisti, altri che lo aveva fatto per soldi. Poi c'erano quelli che davvero credevano fosse un qualche tipo di attivista o un ladro gentiluomo, e immagino fosse facile preferirla come ipotesi, visto quello che gli è successo. Ma nessuna di queste versioni è vera, o completamente vera, e ho intenzione di raccontare la storia per filo e per segno e descrivere come sono andate le cose e come sono rimasto coinvolto. Tutto ha avuto inizio quando Jake si è presentato alla Wesco, lo stabilimento e cantiere navale, il giorno in cui rientravamo dalla stagione delle aringhe. Era la fine di febbraio, lo scorso anno, un lunedì. Io me ne stavo in piedi a poppa della Western Lady davanti a Sugar, questo gigantesco Aida che condivide la licenza con Albert, lo skipper. Sugar e io eravamo quelli che si occupavano della stiva, ma dovevamo aspettare nella fredda pioggerellina che i lavoratori dello stabilimento sistemassero il tubo e la pompa Transvac e allineassero i bidoni per lo smistamento. Erano ragazzi del sindacato, in ritardo e senza alcuna fretta. Albert stava in cima, guidandoli dalla cabina di comando. «Maria Santissima!» gridò loro, che per lui equivale praticamente a una bestemmia. «Ragazzi, intendete muovere quella cosa o sperate che si faccia un giro fin qui da sola?» «Vabbè, vabbè!» dissero, ma si mossero un po' più velocemente. Albert ha questo effetto sulle persone. Massaggiai con la mano buona quella cattiva, la mano che al freddo mi fa sentire un male tremendo, ancora adesso, anni dopo la disgrazia. Sugar impugnò il tubo dell'acqua con la bocchetta d'acciaio che teneva al suo fianco, disinvolto come un pistolero. Mentre aspettavamo, lo indirizzò verso la stiva e fece esplodere un getto d'acqua, scuotendo il pesce. Le aringhe, con quelle pance bagnate e argentee, erano tutte aggrovigliate in un fitto miscuglio di sangue e acqua di mare, ancora picchiettate da scaglie di ghiaccio. Era un carico dall'aspetto perfetto. Albert non pesca oltre il consentito e si prende solo la sua quota. Ma quella vista mi rendeva sempre incredibilmente triste. Le aringhe erano state lì per 48 ore e molte erano ancora mezze vive, ancora che si contorcevano. Ti fissavano dalle profondità dello scafo con occhi spenti e disperati, incapaci di comprendere dove si trovavano e cosa le aspettava. Alcune erano talmente gravide che già perdevano le uova, piccoli globuli gialli che scintillavano come l'oro falso. Udii un veicolo arrivare nel parcheggio di fronte allo specchio d'acqua dove eravamo ormeggiati. Diedi un'occhiata e vidi il pick-up di Jake, un Toyota arancione malconcio vecchio di 20 anni con una marmitta tutta scassata. Non vedevo mio fratello da Natale. Le cose non erano andate tanto bene. Avevamo fatto a botte, prima tra noi, poi con altri tizi, e lui aveva dovuto togliersi di mezzo per un po' perché uno di loro era rimasto conciato piuttosto male. Jake aveva dei precedenti ed era preoccupato che il tizio potesse denunciarlo, magari accusandolo di aggressione. Ma non successe nulla. Prima di partire per la stagione delle aringhe, avevo sentito Jake al telefono. Aveva trovato un lavoro che diceva essere legale. Un lavoro di pulizie, aveva detto.